Sbrighiamoci. Alcuni tedeschi preferirebbero vederla distrutta che perderla. Mi aveva detto che non ci sarebbero stati problemi. Un controllo le azioni delle SS e generale Dragovic. Hanno giurato di difendere il Reich fino alla morte. Nobile, ma inutile. Kravchenko, finisce il lavoro. Reznov, tu e i tuoi uomini andrete avanti. Sì, signore! Petrenko! Nevsky! Belov! Vikarev! Ce ne andiamo! Steiner, mi parli ancora dei suoi rapporti con il progetto Giftigerstuhl? Nel 1943 il Führer capì che non poteva respingere gli alleati ancora a lungo. Così iniziammo a cercare soluzioni meno convenzionali. Per tutta la guerra mi sono occupato della ricerca sulle armi chimiche. È stato un lavoro meticoloso e frustrante. Comunque, alla fine... sventolava su Berlino. In caso di attacco, le SS dovevano distruggere la nave. Esattamente. Reznov, apri la porta. Avevamo trovato quello che stavamo cercando. La Nova 6. L'arma tedesca di distruzione di massa ora apparteneva alla madre Russia. O almeno così sembrava. Non festeggiamo a lungo. Dragovic voleva sperimentare gli effetti del veleno. Così si sarebbe tolto anche una spina dal fianco. Da molto tempo diffidavo di loro. Sapevo che razza di persone erano. Ma avrei dovuto prevedere il loro tradimento. Petrenko era un eroe, non meritava una morte da eroe. Invece di dare la vita per la patria, morì inutilmente. Come un animale. Sarebbe dovuto morire a Berlino. Guardavo morire il mio migliore amico ed ero pronto a seguirlo, ma il fato ci mise di nuovo lo zampino. Ovviamente Dragovic, Kravchenko e Steiner mi girano come topi, lasciandomi da solo ad affrontare i britannici, per i quali ero solo... Comando, britannici, attaccano le nostre posizioni! L'attacco mi aveva dato una speranza di fuga. Forza! Dobbiamo combattere! Contatto alla porta! Mandate qui un medico! Innesco gli esplosivi! Veniremo la nave dritta all'inferno. Nessuna delle due fazioni deve possessarsi di un'arma così terribile. Tengo
Sono stato un pazzo a pensare di aver sventato la minaccia. Solo dopo essere stato arrestato e spedito a Vorkut, ho compreso le vere intenzioni di Dragovic. Morirà pur di non rinunciare alla Nova 6. Mason, ascoltami. Il tempo stringe, amico mio. Sei sicuro che i tuoi capi la distruggeranno? O pensi che vogliano usarla? La bandiera è un'altra, ma i metodi sono gli stessi. Ti useranno come hanno usato me. Devi decidere. Scegli per che cosa vale la pena combattere. Dragovic, Kravchenko, Steiner. Quegli uomini devono morire. Hotel 9-1, stiamo precipitando nel settore Bravo, Tango 7-Niner! Mayday! Mayday! Arrivano!
Elevato per cercare il complesso di Kravchenko. Ricevuto, Victor. Resta nelle vicinanze. Lima 9 X-Ray, qui Whiskey. Siete là fuori? Avanti, Whiskey. Di averti perso nell'elicottero. Qual è il nuovo piano? Ripulite il perimetro a sud-est. Ci vediamo al punto di raduno. Ricevuto. Whiskey in cammino, passo. Felice di risentirti, Woods. Il punto di raduno è lì davanti. Bowman ci aspetta lì, non fare rumore. Usa il coltello. Dragovic, Kravchenko, Steiner. Funziona sempre. Mason, ragguaglio. Da qualche parte vicino a questo villaggio c'è un avamposto militare agli ordini del generale Kravchenko. L'antiaerea sta facendo fuori gli FAC. Uno ZSU. Lo facciamo fuori e richiamiamo gli Hornet. Squadra Whiskey, coprite il ponte e il fiume a est. Mason, seguimi sul perimetro ovest. Punto di ritrovo, il villaggio, tra 5 minuti. Ricevuto? Whiskey, con me. Thank you.
X-Ray sta ripulendo il fianco ovest. Tempo stimato 3 minuti. Dividiamoci. Io mi occupo dei punti in alto. Tu attraversa il fiume e piazza una Sentex. Ricevuto. Esplosivi armati e pronti. Si arre in posizione. Whisky pronto. Hai il detonatore a portata. Eccolo. Buona volontà! Attenzione allo ZSU! Andiamo, Bason, seguimi! Zona sicura! Bason in posizione! Contatto su quella cavanna! Contatto sul tetto, Bason, pensaci tu! A sinistra, Bason, fa fuori quei bastardi! Guardate su! Charlie è sul tetto! È morto! Buca davanti a noi! Lanciate una granata in quella buca! Mason, fa strada! Mason, vieni qui! Ripulire il resto del villaggio! Charlie sta raggiungendo l'MG! Guarda al riparo! Qualcuno abbatta quel figlio di puttana! Avanziamo! Muoversi! Mason, controlla quella capanna! Tunnel davanti a noi! Lo vedi? Charlie a ore 9! Oh.
tunnel davanti a noi. Lo vedo. Bomba in bocca! Apriamo il tunnel. Ci penso io. Swift, vieni con me. Bene, lascio gli orni qui in esperienza. Muoviamoci. Prima Niner, X-Ray, pronti alla ricognizione, raggio 3 chilometri. Tieni, prendi questo. Concentrati, troveremo Kravchenko. Tu vedi di uscire vivo da lì. Oh, il punto, muoviamoci. Questo figlio di puttana ha finito di combattere. Tieni ferma la luce, Mason. Fermo! Reznov, stavi per prenderti una pallottola. Nessuno può vincere da solo, Mason. Troverò il modo di aggirarlo. Va bene, ma non fare rumore. Ma che ti prende? Mason, non perdere il controllo! Woods, rispondi! Parla pure, Mason! Swift è morto. Ci sono Vietcong dappertutto. Lima Niner sta ripulendo la zona. Nessun segno del complesso di Kravchenko. Woods, mi ricevi? Merda. Dov'è il tuo amico Swift? È morto. Tutti muoiono, Mason. Tracce di presenza sovietica nei tunnel. Siamo sulla pista giusta per trovare Kravchenko. Qui! Aiutami a spostare questo! Attento, Mason. Sento il nemico. Tocca a te, amico mio. Io ti seguo. Che parte, Reznov? Segui il tuo istinto. E se l'è data a gambe. 4 febbraio 1968. Gli agenti stabilizzanti del dottor Clark. Presto, prendi i documenti, resto. Dimostrati efficaci. Test recenti effettuati sulla popolazione locale hanno dimostrato che questa è la Nova 6 più efficace mai prodotta. Esattamente come i test su Kravchenko ha minato il posto! X-Ray, mi ricevete? Merda! Non voglio scavare in questo buco di merda! Ripeto, Woods, mi ricevi?
Mason, che cazzo succede? Vediamo del fuoco nelle gallerie! Dove cazzo siete? Sorvoliamo la zona finché non vediamo il nemico! Diceva che avevano ucciso più gente di quanto io immaginassi. Ascoltami bene, Mason. Non puoi fidarti di Reznov. Qualunque cosa ti racconti, qualunque cosa ti dica. Ma ci ha consegnato il dossier su Clark. Ci ha portato la nuova sede. Reznov non è la persona che credi. No, no! È mio amico. Mi ha aiutato a fuggire. Traditi. Dimenticati. Abbandonati. Dimentica Reznov! Concentrati, Mason! Non c'è tempo, cazzo! Il mondo è sul rollo di una guerra! La guerra di chi? E chi cazzo sei tu? Continuo a sentire quei cazzo di numeri! È una trasmissione, Mason. I numeri provengono da una trasmissione radio. Ti hanno fatto il lavaggio del cervello. Recuperiamo la Nova 6 prima che i sovietici portino via tutto. Va bene, vediamoci.